Signore e signori, bentornati su Briciole di Storia. E questa volta sulla parte tecnoelettrica. Tecnoelettrica mi piace, suona Tecnoelettrica, benissimo. sempre, ovviamente vintage, naturalmente, non è niente di Io vedo moderno. qualcosa di pelle, però. Beh, ammesso che sia pelle, che non sia finta, perché Beh, io. ecopelle, Ecco ne pelle, vabbè. dubito negli anni 60, eh. Questa è una cosa degli anni 60. Comunque, cominciamo a vedere il marchio di questa ecopelle esterno o interno. Che è Remington. Io ricordo, questo oggetto apparteneva sicuramente a Che mio io ho padre. scippato velocemente, cioè ho fatto sparire. Così Sì, guardiamo bene la va bene. custodia. Ed era un rasoio Remington, sicuramente. Mi ricordo, ero piccolo, che a un certo punto si deve essere rotto, spaccato, smesso di funzionare. Ed è stato ovviamente cambiato. E adesso sto ricostruendo che è stato cambiato con un altro rasoio di marca diversa. Esatto, che è questo spettacolo qua. Che non c'entra niente, la marca è un. Philips. Ma un vero Philips nativo che veniva fatto in Olanda, c'è scritto lì Made in Holland. Questo è l'interruttore di accensione e qui andiamo a vedere le famosissime testine. In nero tanti. Beh, Queste avevano la capacità non solo di tagliarti il pelo, ma di strapparti la faccia. Cioè, adesso dipende la dal. famosa cosa la prima lama solleva il pelo, la seconda la taglia alla radice. Qui c'era una lama sola. Io lo provai una volta, non so se avevo la pelle sensibile o che cosa, mi è quasi rimasto incastrato in faccia. Era dolorosissimo Deve farsi la barba con questi. essere affilato, se non è affilato soffri molto. Mamma Le mia. testine si aprono, se premi il bottone si aprono e si vede tutta la parte di sotto, non so, per la pulizia o qualcosa Sì, del genere. sicuramente, anche tenuto bene, eh. Devo dire qua, se questi ganci Quello. servono per togliere le lame, eventualmente cambiarle dopo tempo. Ed era, l'abbiamo scoperto prima, a batteria. Qui Quindi andavano per le l'epoca questo qui era una libertà, batterie. non è più Assolutamente. obbligato a collegarlo alla spina con tutti i pericoli che ci sono in un bagno, con la scomodità. Questo è autonomo, puoi farlo anche mentre sei fuori, mentre sei in campeggio, Sì, mentre sei in bisogna vedere costruzione. se la potenza delle batterie era sufficiente. Uno, quanto durava, perché le batterie di allora non è che durassero tantissimo. Due, se c'era potenza sufficiente rispetto all'attacco diretto, insomma, alla corrente. Probabilmente no, però eri comunque libero. Philips, due testine che poi passarono altre testine Certo. molti anni dopo. Peccato, non ho più il mio tre testine degli anni 90, si poteva fare qualche paragone. Philips Shave. Di che anni siamo? Secondo me, pieni anni 60, fine anni 60. Questo è Sì, un ordine di idee, questo qui. qualcosa del genere. E Forse, questo è forse, proprio un bel forse pezzo, lo 60. sai, ed è tenuto anche molto 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 bene, col suo coperchietto, è tutto preciso. Solo la custodia non è la sua perché si vede che era più bella quella lì ed è stata sostituita e quella. Probabilmente gli avevano dato con questo la custodia piccola in cui stava solo lui, invece in quella più grande lui andava a metterci magari anche qualcos'altro, anche la lametta pieghe o due cose che servivano. Non mi ricordo, non mi Certo. ricordo perché ero piccolo piccolo e non mi ricordo Benissimo, un niente. pezzo veramente bello, un bel pezzo da briciole di storia. A volte mi domando qual è il limite del numero di video che potremmo fare, perché veramente c'è di tutto e di più. Ho Intanto, degli occhiali che non abbiamo mai fatti, mi è venuto in mente adesso e porterò degli occhiali. Bene. vero, ho anche in giro delle cose occhialose. Quindi vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere like, condividere, commentare, schiacciare la campanella per essere aggiornati su tutti i video e ci vediamo al prossimo video.